Buonasera, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione per la Regione Veneto. Didattica a distanza per le superiori da mercoledì in Veneto. Il governatore Zaia ha introdotto oggi una nuova ordinanza mirata in particolar modo all'organizzazione delle attività scolastiche in presenza e a distanza per il 75%. Sulla decisione della chiusura dei ristoranti alle 18, Zaia chiede di rivedere questa decisione. Vediamo. Non c'è razionalità, perché se è vero che i miei tecnici, i nostri tecnici, sono in grado di dirci se c'è un pericolo e quanto grave è il pericolo, è altrettanto vero che ci sarà una gradualità nell'applicare la norma. Allora noi oggi vi annunciamo che ho firmato l'ordinanza per la chiusura al 75% come previsto dal DPCM. Non ho alternative, ma non ce l'ha nessun mio collega. Anzi, i miei colleghi si sono anche premurati di farlo in maniera tempestiva, invece io ho parlato, siccome abbiamo, e ringrazio la dottoressa Carmela Palumbo, direttore scolastico regionale, con la quale ci siamo sentiti dagli ultimi 10 giorni perché avevo preparato l'ordinanza. Io lo trovo assurdo come viene impostato questo lavoro. Guardate anche leggere alcune storie. Beh, insomma, cioè, poi peraltro sono tutti persone che io conosco, cioè, pensate alla foto che sta girando di Beppo Tonon, che è titolare di Calozio, che oltre ad avere creato, non sto facendo pubblicità, oltre ad aver creato una realtà di ristorazione, ha voluto anche creare un centro culturale. Quanta cultura si è fatta in quel locale? O Giacomino, che oggi è intervistato del ristorante Incontro, che io quest'estate sono andato, cioè, a visitarlo per inaugurare la parte estiva, perché ancora non avevano gettato la spugna. Oggi si ritrovano questi ristoranti che sono notoriamente pieni di distanziamento sociale, dove l'ariosità c'è ad essere trattati come degli untori. Guardate, io non ho mai fatto polemica con il governo, però dico che questo non ci voleva, soprattutto facciamo fatica a giustificare azioni come queste. Penso che l'unica cosa che si possa fare oggi, allora, io avevo chiesto un po' di buon senso, faccio appello al governo perché riveda questo provvedimento. Lo riveda. Pensate che le regioni, io avevo proposto la chiusura alle 24, poi trovando una mediazione si è arrivati alle ore 23, mi ha scritto nero su bianco: avete bisogno di avere un minimo di, come si può dire, di pulizia nelle piazze, nella circolazione la sera. Vabbè, chiudiamo, perlomeno fateli chiudere alle ore 23, ma neanche questo. Alle ore 18 vuol dire farli chiudere, ma per sempre. È riuscita l'operazione Bomba Day messa in campo ieri a Mestre, tuttavia l'ordigno disinnescato ieri in via Torino potrebbe non essere l'unico. Vediamo. 5, 4, 3, 2, 1, brillamento! La prima fase verranno rimosse le parti attive. Adesso lei vede solamente questa, che è la spoletta di naso. Dietro c'è un'altra spoletta di coda. Rimarrà un involucro pieno di esplosivo sordo di sicurezza, che verrà caricato con i dovuti modi e le sicurezze sul mezzo nostro. La prima parte delle operazioni della rimozione dell'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale, qua ritrovata in via Torino, è andata bene.
non c'è più zona rossa, le persone possono rientrare nelle proprie abitazioni, non c'è più area di emergenza. Chiudo. 5, 4, 3, 2, 1, brillamento! Grave incidente a Portogruaro ieri sera in località Pradi Pozzo, una 32enne ricoverata in gravi condizioni. Operaia della SACA di Squarzarea Pasiano è grave dopo un incidente accaduto in Veneto, dove abita e dove stava rientrando da un pranzo in zona Susegana. Brutto incidente ieri sera alle 19.30 circa sulla Postumi all'altezza di Pradi Pozzo, in un tratto caratterizzato da una curva impegnativa a sinistra. Una 32enne di Portogruaro, Brunilda Braci, di origini albanesi, residente in Via Verdi a Portogruaro, dipendente di questa azienda pasianese, è sbandata verso destra al volante di una Renault Captur che ha battuto un impianto di illuminazione prima di schiantarsi con estrema violenza sul muretto di una recinzione. La ragazza tornava da Susegana dopo aver partecipato a un appuntamento con il disc jockey Lady Brian. Dopo il tremendo impatto, la macchina è girata più volte su se stessa, finendo la sua corsa ad alcune decine di metri sulla corsia opposta. La donna è stata trasportata da un'ambulanza della SUEM del pronto soccorso di Portogruaro e ricoverata in prognosi riservata all'ospedale cittadino. Ha subito un politrauma. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del palo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. La strada è rimasta chiusa almeno 2 ore. E sulla A27 si è incendiato un veicolo. Paura nella zona di Vittorio Veneto. Si salva l'occupante dell'auto. Vediamo. Attimi di grande paura, terrore sulla A27 questa mattina alle ore 8.45, quando la squadra dei pompieri di Vittorio Veneto è intervenuta per un incendio di autovettura sul raccordo tra A27 e variante nord con la statale 51 di Alemagna, una strada molto trafficata soprattutto a inizio settimana. L'automobilista coinvolto, mentre percorreva l'autostrada, ha notato le fiamme della sua auto ed è riuscito a uscire dall'autostrada e a parcheggiare appena possibile sul raccordo con l'incedere del rogo. È riuscito per fortuna a salvarsi. I pompieri hanno avuto ragione dell'incendio in pochi minuti. L'automobile è distrutta. Sono attese forti precipitazioni in Veneto nelle prossime ore, dunque stato di allerta, la situazione viene costantemente monitorata. Vediamo il servizio. Cambia il clima in Veneto, possibile un'allerta meteo tra questa sera e domani, perché dai 20 gradi di ieri e di questa mattina sicuramente la temperatura generale in tutta la regione si abbasserà di almeno 10 gradi centigradi. È arrivata sulla regione una saccatura atlantica associata a una perturbazione. Questa sera e in particolare nella giornata di martedì, questo impulso perturbato determinerà precipitazioni diffuse, abbondanti su zone montane e pedemontane. E da domani la pressione tenderà ad aumentare per l'espansione dell'anticiclone afro-mediterraneo. Inizierà dunque una fase del tempo più stabile e soleggiato, specie in montagna. Le temperature, dopo le oscillazioni di oggi e di domani, da mercoledì dovrebbero tornare a portarsi su valori prossimi alla norma. Temporali diffusi in tutto il Veneto, ma in particolare nella zona già colpita dagli eventi di maltempo di fine estate, inizio autunno, quindi province di Verona, provincia di Vicenza e Alto Bellunese, dove non è escluso il rischio neve. E adesso ci colleghiamo con Ario Gervasutti, caporedattore del Gazzettino, per avere le anticipazioni degli articoli, i titoli, gli argomenti principali che verranno trattati domani dal giornale, che noi anticiperemo anche nella nostra rassegna stampa, sia di questa notte nel TG delle 22.30 che domani mattina a partire dalle 7. Buonasera, buonasera Ario. Allora, quali saranno gli argomenti principali? Covid-19 naturalmente, ormai si torna a parlare soprattutto di questo, ma in quali termini? Perché oggi mi è piaciuto molto un vostro titolo che parlava più di quello che si può fare che di quello che non si può fare, quindi anche una visione più positiva di quella che è la situazione. Domani che cosa tratterete? Come tratterete questo argomento? Sì, infatti cerchiamo per quanto possibile di essere positivi, di guardare almeno la parte
mezza piena del bicchiere. Domani, anche in questo caso, cerchiamo di dare quella che potrebbe essere una buona notizia, e cioè abbiamo un'intervista con il professor Rigoli, che è il dirigente del reparto di Treviso, dove si affrontano queste tematiche del Covid in prima linea anch'essi, ed è soprattutto un punto di riferimento diventato per la Regione Veneto. Ebbene, ci ha anticipato che entro una quindicina di giorni molto probabilmente sarà possibile avere a disposizione del pubblico il tampone fai da te, così chiamato, cioè il test rapido che si può fare anche individualmente da casa senza la necessità di recarsi nelle strutture sanitarie, che è uno strumento in questo momento fondamentale. Perché? Non tanto perché dà la certezza o meno della positività, quanto perché sicuramente esclude la positività, nel senso che sono stati fatti i test da lungo tempo, e si è visto che diciamo è fondamentale ed è necessario e sufficiente per poter stabilire se una persona non è positiva. Questo alleggerirebbe di molto le code e la pressione sugli ospedali, sui centri dove si fanno questi esami, perché a questo punto solamente chi ha un test di positività fai da te andrebbe negli appositi luoghi dove si fanno questi esami, dove si fanno i test completi, per verificare con un test completo se effettivamente è positivo o meno. Questo alleggerirebbe di molto la pressione sulle strutture sanitarie, e di conseguenza alleggerirebbe poi tutto il peso del semi-lockdown a cui siamo andati incontro. È una notizia da questo punto di vista molto importante. Sappiamo che c'è un dibattito sulla necessità di aumentare ulteriormente i tamponi per verificare a tappeto il tracciamento delle persone positive. Da questo punto di vista vi segnalo la notizia che nella Slovenia, la Slovenia che, come sapete, ha chiuso i confini con l'Italia da oggi, proprio da oggi, la Slovenia su 3.500 tamponi fatti ha registrato quasi 1.200 positivi. Ciò significa che è praticamente in una situazione di focolai tripli rispetto a quelle dell'Italia. Ebbene, loro hanno chiuso le frontiere italiane. Questo dà un'idea un po' di come l'Europa stia andando un po' a tentoni, e all'interno dell'Europa ci siamo anche noi che stiamo andando un po' a tentativi. Comunque, a fronte di questa, una buona notizia viene da un colloquio che abbiamo avuto con Federica Pellegrini, la nostra campionessa, che sta sostanzialmente uscendo dalla quarantena e ci ha garantito che assolutamente non ha nessuna intenzione di smettere, e punta decisa alle Olimpiadi di Tokyo, ammesso e non concesso che a questo punto si disputino. Grazie a Dario Gervasutti. Dunque, a maggiori approfondimenti questa sera con la lettura della prima pagina in chiusura di TG delle ore 22:30, e poi domani mattina alle 7 anche con l'approfondimento di titoli e articoli delle pagine interne. Grazie a Dario Gervasutti dalla redazione del Gazzettino, e grazie a voi per averci seguito. Il TG Edizione Veneto termina qui, appuntamento a domani come sempre alle 20:30. Arrivederci.